Buonasera. Buonasera a tutti e benvenuti al Caffè Lucioni. Grazie per l'invito. Ma grazie a voi, sono veramente felice di vedervi ed onorata di ospitare veramente Enrico ed Eva. Il Caffè Lucioni ha una tradizione antichissima, siamo una realtà centenaria. Non si sente. Siamo ben antiche, siamo quasi centenari direi, affondiamo le radici nel fine 800, primi 900, l'attività era di mio papà, di mia nonna, dei miei bisnonni e negli anni ovviamente ci siamo aggiornati, diciamo così, e fino ad arrivare a questo meraviglioso evento di questa sera. Ringrazio gli artisti di essere qui e tutto è nato per caso, insomma, diciamo grazie ad Oscar che è cugino di Enrico e ci ha portato Enrico dalla Danimarca, ma Enrico ci racconterà, ha origini castiglionesi perché la sua mamma era di Castiglione ed abitava al Casello, precisamente il Casello, lungo la stazione, la ferrovia, giusto? Il nonno. E Enrico poi vive, si trasferisce in Toscana e dalla Toscana all'isola di Toscana in Lombardia, Castiglione Luna. Io vi auguro una bellissima serata, sono sicura che lo sarà. Grazie ad Enrico e grazie ad Eva. Grazie mille. Ok. Ui, troppo alto. Dunque, cominciamo. Ci hanno chiesto di fare le cose del campo di Marte del 73, quindi 49 anni fa che è stato inciso. Peraltro, aspetta un attimo che qui c'è un suono di dunque una cosa di mezzo secolo fa, riarrangiata oggi, che composi quella volta lì, che poi non ho più fatto in innumerevoli anni, perché ho fatto il jazzista, ho fatto il musica classica, musica di qui e di là, e quindi stasera faremo comunque il progressive rock che feci 50 anni fa, più qualche pezzo che abbiamo fatto 20 anni fa, anche che ha fatto parte di una nuova incisione e così via. Sì, ma non importa, perché ora suoniamo.